un casino, qua l'emergenza scoppia, non c'è niente, non c'è un cazzo, completo abbandonato a noi stessi, abbandonato a noi stessi. Questo è l'ospedale Cervello di Palermo, ci sono diverse ambulanze ferme in attesa. È un via vai continuo di ambulanze e pazienti che arrivano. Di 2 minuti ed ecco un'altra ambulanza. Alla fine sono passato un'ora, è quella morte. Deve arrivare, non devi sbarellare subito senza perdere tempo. Ti me ne frega già il Covid, non ce l'ha. Però ti aiuto e poi se ne parla lo direi. Il foglio, ho domande dal cazzo, ancora lei viene dalla zona rossa, lei viene dalla zona bianca. Però non lo facciamo qua. I politici, in questi 2 anni che c'è stato il Covid, non hanno fatto niente. Mi tengono la tensostruttura qua, mi tengono. Perché non hanno costruito un altro ospedale? Che cosa è questa vergogna? Le persone nella tenda buttate a terra, con la flebo, con la flebo. Con la flebo tenuta. Cioè si tenevano la flebo da solo in mano. Il bambino del mio compagno, 12 anni. C'è un'ora e mezza a chiamare la ambulanza e praticamente ancora non venivano. Abbiamo dovuto prendere il bambino e portarlo qua perché non respirava più. Se era proprio grave grave moriva il bambino. Le persone con altre patologie che fine fanno? Non mi fate questo dono. Mia mamma si è aggravata, ma non di Covid. Mi ha detto se la prendo con la macchina il primo pronto soccorso cade. E lei come ha fatto? Mi sono fatta 2 ore e 20 di strada e mi sono girata 3 ospedali. Ieri me l'hanno ricoverata qua al policlinico. La situazione degli ospedali di Palermo è di forte sofferenza. È difficile trovare un posto per pazienti Covid e non. Molti positivi in queste ore vengono trasferiti qui a Partinico. Si sta verificando in Sicilia quello che 2 anni fa si verificava a Bergamo, si verificava negli altri ospedali delle province o città italiane al nord. In terapia intensiva abbiamo 14 posti letto. Dei 14 posti letto sono 13 non vaccinati e 1 vaccinato, ma l'uno vaccinato è un paziente vaccinato però con polipatologie molto gravi. Quanto costa un malato Covid in terapia intensiva? Su una media di 4-6 giorni 15.000 euro. Bloccare intanto tutto quello che potrebbe essere fonte di contagio. Vaccinare. L'obbligo per tutti, perché i cinquantenni sì e gli altri no. Il lockdown è una possibilità. Lockdown subito, per 15 giorni. Non c'è altra soluzione, secondo me.